Buongiorno ragazzi, allora, mercoledì ho fatto un video contro gli anti-juventini, a meno 3 giorni, a meno 2 giorni ho fatto un video per quanto riguardava la squadra, l'allenatore, la tattica, la tecnica e tutte queste cose qua. Oggi questo video a un giorno dalla finale, dalla partita un po' della vita, un po' per tutti noi, se va bene, perché se va male è l'ennesima finale persa, almeno per quanto mi riguarda, dato che sarebbe la terza finale persa dopo Manchester 2003 e dopo Berlino 2015. Diciamo che io e Buffon abbiamo lo stesso percorso. Infatti, il primo scudetto che ho festeggiato a tifoso è il suo primo scudetto vinto con la Juventus. Quindi, per questo, probabilmente quando si ritirerà, sarà un addio un po' più atroce rispetto a quello che è stato, seppur mio idolo, quello di Del Piero. Comunque, a parte questo. Oggi voglio esprimere un piccolo pensiero ai ragazzi che stanno partendo in queste ore. C'è qualcuno che è partito ieri sera con i camion, con i pullman e quant'altro. Chi continuerà a partire oggi? Io non giudico chi ha preso l'occasione e è andato solo per la finale, non andando in altre partite. Non giudico, però per carità, spero che vada bene anche per voi. E che portiate a casa questa cazzo di coppa, speriamo tutti. Però diciamo che il mio pensiero va per chi comunque andrà con o senza biglietto e per quelli che sì hanno fatto la trasferta di Cardiff, faranno la trasferta di Cardiff, sì hanno fatto quella di Berlino, sì hanno fatto Champions League e campionato, ma soprattutto 7-8 anni fa erano ad esempio a Poznan con meno 17 gradi, erano in quelle trasferte insidiose fisicamente più che altro. E quindi io, diciamo, non faccio dediche prima della partita perché le dediche si fanno dopo. Però un mio piccolo pensiero è proprio dedicato a chi sta partendo adesso. Poi tutti i tifosi, anche quelli che vanno la prima volta, cioè l'unica volta alla finale, hanno preso l'occasione. Per carità, io non giudico, io ripeto. Sarei stato più propenso a dare i biglietti principalmente a chi è andato quasi sempre allo stadio, sia in casa che trasferta, e per questo farei abbonamenti a presenze, quindi guardando quante presenze ha fatto l'anno prima quella persona, con l'abbonamento intendo ovviamente. Però vabbè, detto questo, io appunto auguro buon viaggio alla fine a tutti, buon viaggio a tutti e spero che anche chi andrà senza biglietto e chi si fa sempre casa e trasferta, possiate gioire fuori lo stadio, possiate gioire nella piccola cittadina juventina che è stata allestita in questi giorni. E comunque in queste ore, in questo viaggio un po' interminabile per molti di voi, ci saranno sempre, ricordatevi, ci saranno anche domani in curva a sventolare le bandiere bianconere 39 angeli. Quindi diciamo che un pensiero anche a chi ha perso la vita sostenendo questa squadra, ma soprattutto partendo per la stessa partita che state partendo tutti voi, cioè per una finale di Champions League. Siamo un po' più sopra rispetto a Bruxelles, però siamo vicini. Quindi buon viaggio a tutti e niente, che 39 angeli si accompagnino in questa ennesima finale. E speriamo che sia una finale stavolta con esito diverso e esito positivo. Buon viaggio a tutti, fino alla fine Forza Juventus. Ci vediamo domani, non so se per un video o per una live. Però ragazzi, siamo juventini, siamo gobbi. E noi per questo, solo per questo abbiamo vinto. Perché noi eravamo in Serie B. Per i tifosi che hanno seguito la squadra in Serie B o a casa, in televisione, per la radio o personalmente allo stadio. E questa finale dobbiamo riuscire a farla andare in maniera molto molto diversa rispetto a 2 anni fa e rispetto a Manchester. Buona giornata a tutti e fino alla fine. Forza Juventus!